Un saluto a voi tutti, una tu per tu un po' diversa dal solito se non altro per la scenografia, uguale nella sostanza e soprattutto nella eh, vocazione elettorale. In questo periodo molti dei nostri spazi informativi saranno dedicati ai eh, candidati, agli esponenti politici. Naturalmente ci fa piacere avere ospite eh, Giovanni eh, Totti, considerato il delfino di Silvio Berlusconi, ma prima di tutto consigliere... Eh, politico esponente di Forza Italia che appunto sta visitando questo nostro eh, territorio. Cercheremo anche di capire che impressioni si sta facendo. Consentitemi prima di tutto di essere un po' autoreferenziale come categoria. Lui prima di tutto è un collega, lei è un giornalista. Come no? E resto resto anche giornalista, ho eh. scritto l'albo anche se mi sono dimesso da Mediaset. Sul Delfino i giornalisti su Forza Italia hanno fatto ormai uno zoo, ci sono i delfini, i falchi, <ride> le colombe. Francamente stiamo esagerando. Però è bello il Delfino. È un bello, un bello animale. bellissimo animale. Io nuoto con meno leggiadria quando faccio il bagno. Ma insomma, questo, questo cambio di rotta proprio personale, dalla vita di giornalista a quella di politico attivo, come per il momento, che impressione dà? Beh, una bella impressione, devo dire, perché eh, al netto di quello che raccontano spesso, raccontiamo noi giornalisti, intorno alla politica c'è ancora tanta passione. C'è una parte del Paese che è disamorata, che chiede cose nuove. Ed è giusto che lo faccia perché la politica ha dato anche tante delusioni a questo paese. Ma c'è anche tantissima gente che lo fa disinteressatamente, con passione, che ci spende il proprio tempo, comprime i propri momenti familiari, di lavoro, per dare un servizio al paese. Perché se noi non riconvinciamo il paese che fare politica vuol dire fare qualcosa anche per gli altri, per la collettività e che è giusto occuparsene perché stiamo parlando di cose di tutti, noi non andremo da nessuna parte. L'antipolitica vincerà e prima ancora. Ancora che capire quale partito arriverà prima alle elezioni europee o alle prossime elezioni politiche, noi dobbiamo tornare a riconquistare la fiducia dei cittadini perché la politica torni a essere prima in Italia. Un elettore di, di Forza Italia di questo, di questo territorio se le chiedesse. Eh... Che cos'è oggi? Chi è oggi Silvio Berlusconi per Forza Italia? A posto, posto che non è candidato, lei che cosa sì, risponde? Poi risponderei uguale da Reggio Calabria fino a qua che siamo quasi a confida della Svizzera. Silvio Berlusconi è il fondatore di Forza Italia. Ne è il presidente a tutti gli effetti, e con tutti i poteri, ne è il leader. E il partito è il DNA stesso del presidente Berlusconi. Il ritorno a Forza Italia che abbiamo deciso nell'autunno scorso è un ritorno al nostro DNA delle origini, ovvero un partito che non vede la politica come professione, ma vede la politica come impegno, un partito che sa cogliere le migliori risorse del paese, intellettuali, materiali e trasportarle nel bene pubblico. Questa è l'idea d'origine di Berlusconi, creare un partito che non fosse un partito politico tradizionale, ma che fosse l'unificazione e la parola brutta traslazione in politica del meglio che la società italiana sa dare in termini di ingegno, di capacità, di onestà, di capacità di lavoro. Questo è quello che vogliamo essere. Questo è il DNA, abbiamo voluto, visto che una sentenza ingiusta non gli consente di essere candidato. A queste elezioni mettere il nome di Berlusconi sul simbolo di Forza Italia proprio per richiamare il fatto e ricordarlo a tutti, anche visivamente, che votare Forza Italia vuol dire votare Silvio Berlusconi. In ogni caso non c'è nessuna sentenza che possa escluderlo dalle liste, men che meno dal cuore dei suoi elettori. Questo è sicuramente vero e soprattutto il carisma di Silvio Berlusconi, vent'anni fa come oggi lo si sente ed è sotto gli occhi di tutti. Anche è anche vero però che in questi anni questo Paese ha sofferto di un'eccessiva personalizzazione della politica il. Culto della personalità di cui anche Berlusconi è stato protagonista. Il nome del marchio non rischia di confondere ulteriormente queste acque? In questi tempi, come culto della personalità, lo vedo più. Una malattia del Partito Democratico che non, che, che non di Forza Italia. Malattia della diciamo, nostra politica, anche Beppe Grillo è così, no, insomma, guardi, vale la, per tutti. La, la, la politica in generale si va personalizzando ovunque nel mondo, basti pensare alle sfide tra i presidenti degli Stati Uniti o tra i presidenti francesi, è piuttosto evidente che le persone vogliano votare, scegliere direttamente da chi essere governati e quindi vogliono vedere i programmi politici, ma vogliono vedere anche la faccia credibile che li, che li personifica. Semmai sono le nostre istituzioni che sono vecchie rispetto al sentire dei cittadini. Non vedo perché i cittadini italiani debbano far scegliere ai segretari dei partiti, il loro Presidente della Repubblica e non possano votarlo direttamente come fanno nella gran parte della democrazia del mondo, perché ormai il cittadino italiano giustamente vuole scegliere non solo il programma politico, vuole scegliere chi lo, chi lo rappresenterà nelle istituzioni, compresi i massimi vertici, da lì la personalizzazione. Eh, Silvio Berlusconi ha una personalità forte, ha fatto molte cose, ha una credibilità che viene dal suo passato di imprenditore, di uomo di sport e oggi ha una sua credibilità che viene anche dall'essere stato il presidente del Consiglio più longevo della storia repubblicana. Però sostanzialmente quando ha lanciato Forza Italia con la sua faccia, il suo messaggio forte, la sua impersonificazione, semplicemente come ha fatto sempre nella vita, ha precorso quelli che sono, quelli che sono i sentimenti del Paese, che oggi credo, se lei esce va a chiedere in giro se lo spettacolo indecoroso con cui questo Parlamento ha eletto l'ultimo Presidente della Repubblica è ancora d'attualità o se sarebbe meglio farle scegliere i suoi ai suoi vicini di casa tutti quanti dicono che vorrebbero sceglierlo con un voto, con un voto diretto. Beh anche è anche vero che Napolitano un anno fa sembrava andare bene quasi a no, tutti. No, ma al netto del giudizio sull'uomo, al netto del giudizio sull'uomo, che sia Napolitano che sia chiunque altro, io credo che i cittadini vogliano giustamente scegliere e Accorciare la distanza tra la scelta del cittadino e l'istituzione è anche un modo per far ritornare la gente a votare per ridare fiducia in una politica che ne ha persa troppa di fiducia. Questa è un'osservazione giustissima che va nell'indirizzo della scelta del popolo e quindi delle preferenze, ma allora l'Italicum non va in quella, in quella guardi, direzione. Guardi, una lista corta di cinque nomi in un collegio di 500.000 abitanti... È una preferenza, altrimenti dovremmo dire che la democrazia più antica del mondo, la Gran Bretagna, dove addirittura si confrontano in due persone in un maggioritario secco, non è una democrazia. Le preferenze non sono il male del mondo, ma non sono neppure il bene del mondo. Anzi, per anni abbiamo detto che le preferenze, i signori delle tessere della Democrazia Cristiana del Partito Socialista, impedivano il rinnovamento della politica. Questo è un paradosso che bisogna tenere presente. Si rinnova di più dove non ci sono le preferenze, che dove ci sono le preferenze. È più facile inserire facce nuove, società, persone della società civile, energie nuove in un partito e in un tipo di elezione senza preferenze che non con le preferenze dove sono dominate sostanzialmente da politici di professione, al netto che nel momento in cui vogliamo ridurre i costi della politica tagliamo il finanziamento pubblico ai partiti, giustamente eh, riduciamo il numero dei parlamentari, cioè facciamo un'operazione di dimagrimento della classe politica anche in termini di costi, scegliere il sistema più costoso di raccolta del consenso francamente mi sembrerebbe... Perché uno pensa che con le preferenze si voti sempre il migliore, ma non è così. Senta, eh, a proposito di europee, eh, che Europa ha in mente lei? Non Perché? quella in cui siamo stati fino adesso. <ride> Guardi. Questo territorio ha un po' paura della stessa Stamani, parola Europa. Stamani parlando con uh, il mio amico Mario Giordano, che mi ha sostituito al TG4, facevamo un conto. Lui è molto anti-euro, io lo sono un pochino meno. Ci ha scritto alcun libro. Ma stare in questa Europa ci costa 174 euro al secondo, tra quello che noi paghiamo e quello che non ci torna indietro. Allora, il primo slogan deve essere quello che fu della signora Thatcher negli anni Ottanta: Rivogliamo indietro i nostri soldi. Noi non possiamo stare in un'Europa che ci blocca lo sviluppo con un patto trattato sul patto di stabilità che ci impedisce di utilizzare i soldi che abbiamo fermi nei comuni e considera gli investimenti al pari della spesa. Improduttiva, non possiamo accettare un fiscal compact che pure abbiamo firmato, lo riconosciamo, ma l'abbiamo firmato in un momento storico in cui avevamo la puntata alla tempia la pistola dello spread. Oggi ridare 40-50 miliardi l'anno per abbattere il nostro debito, quando quei 40-50 miliardi l'anno vorrebbero dire posti di lavoro per i nostri ragazzi, mi sembra francamente assurdo. Questo Posso sì. continuare lungamente, la Banca Centrale Europea è una banca che tiene conto solo di tenere l'euro forte per non svalutare il potere d'acquisto ecco, del pensionato d'Anversa, ma non cose, tiene in nessun conto l'impresa mediterranea, men che meno quella italiana. Queste qui sono cose analoghe a quelle che dice la Lega. Qual è la principale differenza tra lei e un leghista? Semplicemente che noi non vogliamo uscire dall'euro, vorremmo governare la politica monetaria dell'euro e non vorremmo solamente uscire dall'euro e tutto qua, perché sarebbe una scelta... Eh, di corto respiro e anche inutile. Noi vorremmo semplicemente un'Europa molto diversa, noi diciamo di più di quello che dice la Lega, a noi non interessa uscire dall'euro, ci interessa che l'Italia abbia voce in capitolo nella politica monetaria della Banca Centrale e deve essere una politica monetaria espansiva come è stata quella della Federal Reserve, della Banca del Giappone, paesi che sono già usciti. Dalla crisi. Vogliamo che la Banca Centrale Europea garantisca il debito pubblico dei paesi che hanno messo le loro risorse dentro l'euro, ma non ci basta, vogliamo rinegoziare il fiscal compact, vogliamo rinegoziare il patto di stabilità, e io dico anche che bisogna rinegoziare i pesi con cui gli Stati. Eh, contano dentro l'Unione Europea perché l'Italia, che si fa carico di un 15% del bilancio dell'Unione, non può pesare come la Finlandia, peraltro alleata della Merkel nella cultura del rigore, che pesa circa il 2% del bilancio dell'Unione Europea. Non è giusto. Eh, esiste, si diceva no taxation without representation. Noi paghiamo tantissime tasse e siamo sottorappresentati. Rappresentati. Eh, il nuovo centrodestra, quanti voti pensa che potrebbe portare via Forza Italia? Ma no, io penso quasi nessuno, francamente, perché prenderà qualche voto eh, di vecchia politica, di potentati locali che vi hanno aderito, di... Anche di buoni amministratori territoriali che hanno fatto quella scelta. Ma strategicamente il Nuovo Centrodestra ha una colpa inemendabile, che è quella di aver rotto il fronte dei moderati, di aver diminuito la rappresentanza politica dei moderati e quindi la capacità di tutela degli interessi dei moderati. Per moderati intendo dell'impresa, delle piccole partite IVA, dei pensionati. E loro continuano a dire che stare in Forza Italia è impossibile perché lì non c'è meritocrazia. Ma in Forza Italia c'è una grande meritocrazia. Non vedo grande meritocrazia nel nuovo centrodestra, visto che sono tutti tranne Alfano, che hanno messo lì come bandierina politici che c'erano già quando io facevo la terza elementare, li ho ritrovati, c'erano già vecchiotti nella prima repubblica, ora si propongono come la terza. Avevano promesso agli italiani di restare al governo per interesse loro, per fare le sentinelle antitasse. Io temo che si siano addormentati nel momento più bello perché hanno aumentato le tasse sulla casa e hanno aumentato l'IVA. Hanno detto che sarebbero stato il turbo delle riforme, sono impantanate in Parlamento, oggi hanno, voteranno un uh, decreto Poletti sul lavoro che è molto meno di quanto ci si sarebbe aspettato in termini di flessibilità per salvare le loro poltrone perché Renzi ha messo la fiducia, in tutto questo perché un elettore moderato dovrebbe votare il nuovo centrodestra? Qual è la visione strategica per il futuro? La stampella di Renzi? Ecco, ha citato giustamente il decreto lavoro. Io credo che tutti, soprattutto in questo territorio di piccola e media impresa, si aspetti e si aspettasse di più. Il problema è che dalla politica sembra che non arrivi mai quello che a tutti appare logico: una tassazione un po' più bassa, una flessibilità per assumere personale un po' più accettabile, meno burocrazia, più semplicità nei contratti a tempo determinato. Le faccio una domanda sciocca, ma che a tanti interessa: ma cosa serve perché qualcuno capisca cosa, co, di cosa abbiamo bisogno? L'importante è che lo capisca davvero, perché Renzi oggi ha enorme consenso, sembra che abbia capito tutto, in realtà sta facendo esattamente la politica opposta da quella che spiega agli italiani. Gli 80 euro sono una nebbia, una specie di fuligine che hanno buttato negli occhi all'opinione pubblica per poi procedere con la più ampia tassazione delle proprietà e dei risparmi degli italiani mai avvenuti nella storia repubblicana. Gli artigiani di Mestre stimano a 32-34 miliardi le imposizioni sulle case di qua a 12 mesi. Con Monti, tanto per darle un riferimento, stavamo intorno ai 21-22 miliardi, con Berlusconi intorno a 11 miliardi, cioè ciascuno di noi sulla propria casa. Comprata con soldi già tassati dallo Stato quasi al 50%, ci ripagherà una tassa che è tripla al governo Berlusconi del 2008. Se hai qualche titolo in banca, tassazione delle rendite finanziarie, suona bene perché sembra che si tassino quasi i colpevoli della crisi, le grandi organizzazioni internazionali. Vuol dire che se lei ha un conto titoli con poche migliaia di euro sudatamente risparmiati, la sua tassazione passerà al 26%. In cambio si danno... 80 euro, che poi sono a scalare, quindi non tutti vedranno questi famosi 80 euro, a una fascia di lavoratori che rappresentano circa 9 milioni di italiani. Lo sa quanti sono gli italiani che pagano le tasse in Italia? Circa 40 milioni. Allora, si può pensare, ma infatti è lo stesso Renzi che nel documento di economia e finanza, in cui non si mente... Prevede uno sviluppo del prodotto interno lordo italiano allo 0,8%, lo 0,2% in meno di quanto prevedeva Letta che lui diceva che andava piano. Senta, prima di salutarla, le faccio una domanda sulle amministrative. È vero che insomma, ci siamo focalizzati giustamente sulle europee, ma voglio approfittare anche perché lei, Al De Filippi, ha visto i candidati alle amministrative. Qui si va al voto in 84 comuni. Eh, molto spesso eh, Forza Italia eh, è d'accordo con la Lega. Questa non è una novità, va da tanti anni così, però lei saprà, e se non lo sa glielo dico io, che tanti esponenti azzurri di questo territorio sono, si sono sempre sentiti un po' snobbati dal Cavaliere, perché il Cavaliere aveva in un certo senso delegato alla Lega la paternità di questo, eh, di questo territorio. In questo senso è cambiato il peso e il contrapeso. Beh, il peso della Lega è indubbiamente cambiato. Sta cambiando la geografia politica italiana, su questo bisogna essere ben chiari. Sta cambiando il posizionamento di molti partiti. La Lega di Salvini non è la Lega di Bossi di qualche anno fa, così come Forza Italia, il PDL è cambiato in Forza Italia. Renzi, al netto delle critiche che ribadisco, sta cercando una mutazione genetica nel suo Partito Democratico. Quindi la partita all'interno degli schieramenti politici sta indubbiamente cambiando. Io non credo che il Cavaliere abbia mai sottovalutato questa zona d'Italia, anzi l'alleanza con la Lega è qualcosa di strategico per Forza Italia e per il PDL che va avanti da sempre. Eh, però lui non c'è mai venuto. Bossi era sempre in giro, Maroni era sempre Beh, ma in bossi, giro. Bossi, 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 abita, Buscoli, bossi abita qua, era la sua roccaforte il presidente Berlusconi è stato anche un filo impegnato, ha fatto il premier più di Alcide De Gasperi in questo paese. Quindi è, è sufficiente io, che lei da esponente nazionale dica io a Varese ci verrò periodicamente. No, ma io a Varese vengo spesso, e ci, ver ci verrò spesso, non c'è dubbio, ma penso che ci possa venire anche il presidente Berlusconi, però non credo neppure che si valuti l'attenzione... Per un territorio dalla presenza fisica costante, quanto da un certo tipo di politiche. Questo è un territorio che è pieno di piccole e medie imprese, l'asse produttivo dell'Italia. Le politiche di Forza Italia sono sempre state e lo sono ancora e riteniamo che sia l'unico fulcro dello sviluppo, a aiutare l'impresa perché se non si fa sviluppo non c'è ricchezza da dividere, se non si fa sviluppo si può al massimo redistribuire la povertà. Quindi in questo senso io credo che Berlusconi sia più di Varese. Di quanto voi non possiate immaginare, perché il suo DNA è questo quello che rappresentano queste città. Va bene, non c'è più tempo, se no, su questo tema continuerei a dibattere, ma lo farei più per è mia la curiosità pro, personale. Tanto la pro, ho volta. promesso che torna. Eh esatto, allora, io. lo faremo la prossima volta. Grazie, Giovanni in Bocca al lupo, arrivederci a presto e grazie a voi tutti.